Ciao Chiara, presente dei nostri lettori. Buonasera, anzi buongiorno dovrei dire vista l'ora. Sono Chiara Dainelli e sono insomma, praticamente pronta per l'uscita di quella mia prima opera che si intitola Il codice astronomico di Dante, il sapere proibito della Divina Commedia. Un'opera che comunque deriva da circa 6 anni di studio perché deriva proprio dalla mia tesi di laurea e quindi ho approfondito in questi anni ciò che è stata all'inizio un'intuizione ed è venuto fuori questo primo libro di cui sono molto soddisfatta e orgogliosa naturalmente. In base alle tue ricerche, chi era Dante Alighieri? Dante Alighieri era molto di più del padre della letteratura italiana. Ripeto, la mia ricerca è partita da un'intuizione e ho scoperto che Dante comunque conosceva da un punto di vista geografico e astronomico molto più di quanto la cultura medievale del tempo potesse imporre. Quindi Dante è una persona, un genio a 360 gradi, è un artista, un poeta, un letterato, un teologo, un filosofo, un astronomo, uno scienziato, di cui ancora secondo me si deve scoprire tanto, nonostante 700 anni di storia che oramai ci separano da lui e 700 anni di critica. Bisogna dire che la critica dantesca si è fondata principalmente in questi 700 anni sull'aspetto spirituale, filologico e linguistico della Divina Commedia, ma ripeto, da un punto di vista scientifico c'è ancora tantissimo da scoprire. Si può dire quasi che Dante fosse un iniziato, ma di questo poi rimando alla lettura del libro. Qual è il codice nascosto nella Divina Commedia? E il codice che spero naturalmente di aver scoperto io è un codice proprio astronomico. Dante attraverso le tre cantiche, partendo proprio dai primissimi versi dell'Inferno, ci porta veramente a scoprire sì, un codice astronomico che parte dalla precessione equinoziale. Si parla tantissimo quest'anno di precessione equinoziale perché la precessione equinoziale è anche naturalmente accostata a quello che è il calendario Maya. Nel mio libro non parlo del calendario Maya, ma la precessione equinoziale è praticamente quel movimento in cui l'asse terrestre si sposta di un segno zodiacale ogni 2100 anni. Ciò che accade quest'anno praticamente si passa dall'era dei pesci all'era dell'acquario. E Dante conosceva questa precessione equinoziale, lo dimostra appunto nei suoi versi, facendo partire anche il suo viaggio ultraterreno durante l'equinozio di primavera. Però i versi che mi hanno portato alla conoscenza appunto di questi particolari approfondimenti dell'Alighieri sono stati i primi versi del primo canto del Purgatorio e anche qui rimando alla lettura del libro. Quali erano invece le conoscenze astronomiche di Dante? Paradossalmente posso dire che siano le conoscenze di oggi. L'unica cosa che mancava a Dante era un telescopio, perché per il resto sapeva tutto. Sul serio, mi mancavano le scoperte di cui noi oggi possiamo usufruire, telescopi a terra, telescopio Hubble, satelliti, perché se Dante avesse avuto tutto ciò di cui noi oggi usufruiamo, sicuramente sarebbe stato, oltre che un grande letterato, un grandissimo astronomo e avrebbe probabilmente scoperto ancora di più di quanto oggi non si scopre dalla NASA. Come presenterebbe il suo libro Il codice astronomico di Dante ai nostri lettori? Come posso presentare il mio libro? Il mio libro ha vari aspetti, comincio praticamente a parlare dell'astronomia, le radici dell'astronomia da un punto di vista della nostra civiltà, quindi l'astronomia greco-romana, l'astronomia egiziana, l'astronomia, anzi meglio egizia, l'astronomia indiana, l'astronomia mesopotamica, meglio caldea. Per poi approfondire l'argomento attraverso la figura di Parco di Nicea, che è una figura chiave praticamente per questo mio studio, perché nella nostra cultura è colui che ha scoperto appunto la precessione equinoziale. E tra Dante e Parco di Nicea ci sono 15 secoli che li dividono, e quindi ci si potrebbe chiedere come Dante naturalmente ha conosciuto la precessione equinoziale e come ha conosciuto il Parco di Nicea. Il Parco di Nicea è stato ripreso naturalmente da studiosi quali Plinio il Vecchio, successivamente da Tolomeo che ha scritto nel suo Almagesto, anzi ha trascritto nel suo Almagesto i 14 libri di astronomia che scrisse il Parco di Nicea. Bisogna
Bisogna dire che Parco di Nicea, oltre ad essere il fondatore e lo scopritore, meglio, della precessione equinoziale, è anche colui che ha fondato la trigonometria e anche colui che ha scoperto la magnitudine stellare, perché lui disse che praticamente per calcolare la luminosità di una stella bisogna calcolarla per magnitudine. Questa scoperta è rimasta praticamente invariata fino al XIX secolo, quando ci fu un piccolo cambiamento, in quanto oggi la luminosità di una stella si calcola appunto per magnitudine e a una distanza di 10 parsec, cioè 36,2 anni luce. Riprendendo appunto il discorso di Parco di Nicea, che fu anche tra parentesi il primo ipotizzatore di una teoria eliocentrica, tutte queste scoperte appunto vennero riprese da Tolomeo nel secondo secolo d.C. Purtroppo il Parco di Nicea però nell'Alto Medioevo scomparve completamente perché, essendo comunque uno studioso, un astronomo appartenente all'antica Grecia, era normale che una cultura cristiana volesse epurare qualsiasi cosa magari potesse riferire e andare incontro a qualcosa di pagano. In più, la teoria geocentrica creata da Tolomeo era naturalmente molto più indicata a una cultura cristiana che vedeva naturalmente la terra e l'uomo come l'oggetto della redenzione del Cristo e quindi naturalmente al centro dell'assetto terrestre e universale, e quindi Dio che guarda la terra naturalmente al centro dell'universo. E quindi il Parco di Nicea fu praticamente cancellato per così dire, dalla cultura occidentale. Fu a causa dell'incontro-scontro, anzi dovrei dire scontro-incontro meglio, della cultura occidentale cristiana e della cultura islamica orientale, prima con le invasioni islamiche, fino poi naturalmente all'arresto da parte di Carlo Martello a Poitiers, e poi successivamente con le crociate, che tutto ciò che era scomparso nel Medioevo per quanto riguardava la grecità, quindi le origini praticamente della nostra civiltà, riemergono. E fu grazie prima naturalmente ad Aristotele e poi che fu naturalmente ripreso da San Tommaso d'Aquino per la scolastica medievale. Che appunto l'Europa occidentale venne di nuovo a contatto con quella che erano le sue, con quelle che erano principalmente le sue origini. E tra i traduttori di opere non soltanto di Aristotele si fa vivo Gherardo da Cremona, al quale in Sicilia nel 1160 circa Federico Barbarossa chiede di tradurre un trattato di astronomia o sintassi matematica, conosciuto meglio come Almagesto di Tolomeo. Prima la traduzione dall'arabo al greco, dal greco al latino. Dante Alighieri conosce l'Almagesto di Tolomeo, di cui parla nel capitolo secondo, paragrafo 14, nel Convivio. Era più che naturale che, contenendo l'Almagesto, naturalmente, tutti i 14 libri di Parco di Nicea, Dante Alighieri venisse a conoscenza di Parco di Nicea e della precessione equinoziale. Da qui naturalmente l'analisi dei versi a carattere astronomico, per quanto riguarda naturalmente tutte e tre le cantiche, Inferno, Purgatorio e Paradiso. La seconda parte del libro invece mi sono concentrata su un aspetto più esoterico e ho voluto riprendere praticamente un filone islamico e portandomi praticamente a una critica dei versi riguardanti Maometto e Ali che da Dante sono puniti nella nona bolgia tra i seminatori di scandali e scismi. E da qui naturalmente una breve storia del sufismo, in quanto Maometto è, come sappiamo tutti quanti, il fondatore dell'Islam. Ali ne era il genero poiché ne aveva sposato la figlia Fatima. Tra Maometto e Ali, mentre Maometto è colui che seguono naturalmente gli islamici sunniti, Ali fu il fondatore dell'Islam sciita, quindi è naturale che esista un sufismo sunnita e un sufismo sciita. E sono stata fortunata perché ho scoperto che Dante, in alcuni passi, che scoprirete poi nel libro, non dico che ha delle conoscenze sufiste, però ha delle conoscenze iniziatiche che vanno al di là di quanto io stessa credessi. L'ultima parte del libro è concentrata sulla figura di René Guénon, che scrisse l'esoterismo in Dante, per poi parlare della dottrina dei cicli cosmici, che
che naturalmente ha al suo interno la precessione equinoziale. Quindi inizio il mio libro con la precessione equinoziale per terminare con la precessione equinoziale.